Nei 30 anni successivi alla conclusione della prima guerra anglo-afghana, il conflitto, costituito principalmente da intrighi diplomatici e spionaggio noto come Grande Gioco, per i dettagli vi rimando al video precedente, era ancora in corso, anche se erano cambiate diverse cose. Tra il 1853 e il 1856 si combatté la guerra di Crimea, che vide l'impero russo direttamente contrapposto ad una coalizione di cui faceva parte il Regno Unito. Anche qui per i dettagli vi rimando ai video dedicati. Nel 1857 e 1858 si verificarono estese rivolte in India contro il potere coloniale britannico, che vennero soppresse, ma portarono ad un'importante svolta. Perché i territori dell'India britannica vennero trasferiti direttamente alla corona e il relativo controllo al governo inglese, estromettendo la Compagnia delle Indie Orientali, che venne poi definitivamente liquidata nel 1874. L'impero russo aveva ancora l'obiettivo di avere uno sbocco nell'Oceano Indiano, anzi, avendo perso la guerra di Crimea, dovette rinunciare alle pretese di controllo diretto sul Bosforo e sullo Stretto dei Dardanelli. Quindi, una volta ripresosi dalla sconfitta, tornò a guardare ancora più insistentemente all'Asia centrale, continuando l'espansione dei suoi domini e mirando apertamente all'Afghanistan. In Afghanistan non governava più Dost Mohammed, deceduto nel 1863, e neanche il suo erede designato, il figlio Wazir Akbar Khan, che aveva dato tanto filo da torcere ai britannici nella prima guerra anglo-afghana, perché morì di colera ben prima del padre, nel 1847. L'emiro dell'Afghanistan era un altro figlio di Dost Mohammed, chiamato Sher Ali Khan. Il regno di Sher Ali è contrassegnato da diversi tentativi di riforma, in vari ambiti. Introdusse il primo servizio postale del paese, cercò di modernizzare le forze armate afghane, standardizzando uniformi ed equipaggiamenti, e nelle continue dispute tra Regno Unito e Impero Russo, cercò in tutti i modi di rimanere neutrale. Tuttavia, nel 1865, 2 anni dopo essere succeduto al padre, Sher Ali venne deposto dal fratello, Muhammad Afzal Khan, e si rifugiò in esilio a Bukhara, all'epoca sotto controllo russo. Alla morte di Muhammad Afzal nel 1867, Sher Ali tornò in Afghanistan e divenne nuovamente emiro, cercando sempre, come detto, di rimanere neutrale nei giochi di potere tra le due potenze vicine. Però per via della sua parentesi in esilio, in territori controllati dai russi, i britannici non si fidavano più di tanto della sua neutralità. Intanto la situazione politica a Londra stava cambiando. Dopo 6 anni di governo del Partito Liberale, guidato da William Gladstone, nelle elezioni del 1874 vinsero i conservatori. I liberali, per semplificare, tra le altre cose, tendevano a dimischiarsi meno negli affari di altri stati, contrariamente ai conservatori, come Benjamin Disraeli, che divenne il nuovo primo ministro. Convinto sostenitore dell'espansionismo britannico e della necessità di preservare l'impero, Disraeli riteneva che l'impero russo andasse affrontato di petto e muovendosi in anticipo, e nominò un nuovo viceré dell'India in linea con le sue idee, Robert Lytton. Dal momento in cui assunse la carica, Lytton cercò di inviare a Kabul delle delegazioni diplomatiche per discutere la posizione dell'Afghanistan. Ma Sher Ali Khan, fedele alla sua linea neutrale, riuscì sempre a sviare queste delegazioni, proponendo di inviare i suoi delegati a Calcutta, nell'India britannica, che poi potevano non venire ricevuti o gli venivano presentate richieste inaccettabili. Insomma, per un certo periodo non si concluse un granché. Ma la situazione cambiò radicalmente nel luglio 1878, quando una delegazione russa, non invitata e non annunciata, si addentrò in Afghanistan chiedendo di parlare con Sher Ali Khan. L'emiro, capendo la delicatezza della situazione, cercò in tutti i modi di convincere la delegazione russa a tornarsene indietro, a non raggiungere Kabul e poi a non riceverla. Ma non ci riuscì e in India arrivò voce che a Kabul c'era una delegazione russa. Una volta che scoprì questo fatto, Lytton tentò di inviarne anche una britannica per l'ennesima volta, che però Sher Ali fece respingere al confine. Arrivati a questo, dal punto di vista britannico, che già era prevenuto per via della vicinanza, vera o presunta, di Sher Ali all'impero russo, la situazione era chiara. A Kabul c'è una delegazione russa, noi non riusciamo a inviarne una nostra, è chiaro che ci stanno nascondendo qualcosa.
È solo questione di tempo, e anche poco, prima che l'Afghanistan diventi un protettorato, alleato, insomma che si leghi in qualche modo all'impero russo, che a quel punto ci troveremmo alle porte dell'India. E questo non doveva succedere. La paura che si potesse verificare una situazione del genere fu alla base della prima guerra anglo-afghana. Ora i britannici vedevano questa situazione più vicina che mai e non potevano permetterlo. Così, nel novembre 1878, una forza britannica di 50.000 soldati invase l'Afghanistan. Rispetto alla prima guerra anglo-afghana, l'armata era più numerosa, più attrezzata e meglio organizzata. Per velocizzare le operazioni, la spedizione, guidata dal generale Frederick Roberts, venne divisa in tre parti che avrebbero seguito direttrici diverse. Una avrebbe attraversato il passo Bolan per poi dirigersi verso Kandahar, un'altra il passo Khyber per poi puntare su Jalalabad e l'ultima avrebbe attraversato la valle Kurram per prendere Kabul, dove sarebbe poi stata raggiunta dalle altre due. I britannici erano molto preparati e non incontrarono particolari difficoltà neanche nella conquista dei forti, che nella prima guerra anglo-afghana avevano dato del filo da torcere. In effetti, con una serie di veloci battaglie vittoriose, i britannici praticamente conclusero la prima fase del conflitto, arrivando a Kabul il 21 febbraio 1879. Shere Ali Khan era già fuggito, dirigendosi verso nord per cercare l'aiuto dell'impero russo, che, volendo evitare uno scontro aperto con il Regno Unito, fornì un supporto limitato in senso economico e logistico, invitando poi l'emiro a cercare la pace con gli invasori. A questo punto Shere Ali Khan, che tanto aveva provato a rimanere neutrale nei giochi di potere tra impero russo e britannico, ma comunque vi era rimasto invischiato, pare che avesse raggiunto il limite, forse semplicemente si arrese. Ebbe un malore e rifiutò di farsi curare una ferita alla gamba che si era procurato durante la fuga verso nord, che andò in cancrena e lo portò alla morte nello stesso mese di febbraio del 1879. Il titolo di emiro passò ad uno dei suoi figli, Yaqub, che tra l'altro aveva tentato di deporre il padre anni prima. Yaqub si mostrò subito disponibile verso i britannici, ordinando ai suoi il cessate il fuoco e ponendo una fine formale alla guerra, firmando i durissimi accordi di Gandamak, che tra le altre cose prevedevano un appannaggio annuale per l'emiro e ponevano il paese sotto la protezione dell'impero britannico, facendolo diventare di fatto un protettorato. L'Afghanistan avrebbe dovuto cedere parti del territorio, il controllo di passi strategici e la politica estera, che sarebbe stata gestita dal viceré dell'India. Oltretutto, i britannici avrebbero inviato dei delegati e uno di questi, a capo della missione, sarebbe stato il rappresentante britannico in territorio afghano, in pratica un governatore nell'ombra. Per questo ruolo venne scelto Pierre-Louis Cavagnari, un diplomatico e militare di origine italiana, nato in Francia e naturalizzato cittadino britannico, che arrivò a Kabul a dorso d'elefante nel 1879. Già da poco dopo il suo arrivo iniziò a circolare voce che i britannici, nuovamente, non erano affatto benvenuti, men che meno questo inviato speciale, e lo si voleva togliere di mezzo. Ben consapevole della fine a cui andò incontro Alexander Burns, quando decise di vivere tra le abitazioni civili al tempo della prima guerra anglo-afghana, per i dettagli vi rimando sempre al video precedente, Cavagnari scelse come residenza la fortezza di Bala Hisar, a sud di Kabul. Ma anche questa si rivelò una scelta infelice, perché la fortezza era la residenza dei re afghani e il fatto che vi risiedesse un occidentale era visto come un'offesa. A portare ulteriore tensione, Yaqub Khan era visto come un emiro debole, che aveva firmato un trattato umiliante appunto per debolezza. I soldati afghani non venivano pagati, ma poi vedevano l'emiro sperperare denaro per ingraziarsi i britannici. Insomma, la situazione era di nuovo esplosiva e oltretutto Cavagnari non sembrava l'uomo adatto a gestire una situazione così delicata. Era pomposo e arrogante, tendeva a sottovalutare gli afghani e il risentimento che provavano verso i britannici, tanto che il 2 settembre, pur essendo stato ripetutamente avvertito sulle voci che circolavano e sulla pericolosità della situazione, scrisse al viceré dell'India Lytton che all'ambasciata di Kabul andava tutto bene. E infatti, il giorno successivo, 3 settembre 1879, un reparto di soldati afghani si ribellò, venendo immediatamente appoggiato dalla popolazione civile.
La fortezza venne assaltata e data alle fiamme, Cavagnari e il suo staff massacrati. Mentre accadeva tutto questo, dato che l'obiettivo militare primario era già stato raggiunto e costava molto mantenere truppe così lontano dai territori principali dell'impero, le truppe britanniche guidate da Roberts stavano già tornando in India. Quando vennero a conoscenza di ciò che stava accadendo, fecero dietro front, Roberts inviò in avanscoperta dei reparti veloci che tornarono a Kabul, sconfissero l'armata ribelle, ma si trovarono poi bloccati in città e assediati per una settimana da un'armata di 60.000 afghani sopraggiunta nel frattempo. Pur in grave inferiorità numerica, l'avanguardia britannica riuscì a resistere fino all'arrivo di Roberts, che sconfisse l'armata afghana e poi, seguendo i suoi ordini, che erano di incutere terrore e incuterlo rapidamente e profondamente, non si risparmiò tra esecuzioni sommarie, la distruzione delle abitazioni dei nobili afghani e di chiunque fosse sospettato d'aver fomentato la rivolta. Yakub Khan intanto aveva abdicato e, non sapendo quanto potessero fidarsi di lui, i britannici decisero di non rinominarlo emiro, ma di spedirlo in esilio in India, dove morì molti anni dopo, nel 1923. Onde evitare nuove violenze, decisero anche di non far arrivare un nuovo governatore britannico, ma una figura a capo dell'Afghanistan serviva o il paese sarebbe rimasto allo sbando. Un possibile candidato era uno dei figli di Sher Ali Khan, Muhammad Ayub Khan, che era governatore di Kandahar. La scelta però ricadde su un suo cugino, figlio di Afzar Khan, che se ricordate era fratello di Sher Ali, Abdur Rahman Khan. Scelta curiosa dal punto di vista britannico, dato che Abdur da giovane rimase in esilio per 11 anni a Samarcanda, controllata dai russi. Ayub Khan non la prese bene, si ribellò e il 25 luglio 1880 sconfisse un contingente britannico nella battaglia di Mewand, l'unica grande vittoria afghana della guerra. Anche questa volta intervenne il solito Roberts, che pur di chiudere la faccenda in fretta, prese con sé alcuni reparti scelti e intraprese una marcia forzata, entrata nella leggenda, da Kabul a Kandahar, più di 500 km in 20 giorni, in pieno agosto, con temperature vicine ai 45 gradi, e riuscì a stroncare la rivolta. La seconda guerra anglo-afghana poteva dirsi conclusa. Nonostante la vittoria militare, le notevoli difficoltà incontrate in Afghanistan ebbero ripercussioni fino a Londra. Il governo di Benjamin Disraeli si indebolì sempre di più, fino a perdere le successive elezioni del 1880, che videro il ritorno dei liberali di William Gladstone. Da due guerre e continue rivolte, i britannici capirono che non potevano ottenere tutto quello che volevano dall'Afghanistan. La cosa migliore era avere un controllo indiretto, come sintetizzato dallo stesso generale Roberts, che disse: «Per quanto possa essere offensivo per il nostro orgoglio, meno gli afghani ci vedranno, meno ci detesteranno». In questo, nonostante i dubbi iniziali, Abdur Rahman Khan si rivelò la scelta ideale. Il nuovo emiro confermò gli accordi già firmati, non venne inviato nessun governatore occidentale, l'Afghanistan divenne una dipendenza dell'impero britannico, ma rimase formalmente indipendente e neutrale, continuando a gestire la propria politica interna, mentre quella estera passò al Regno Unito. Questo controllo britannico durò molto di più rispetto al precedente, circa 40 anni, fino a poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando la situazione cambiò nuovamente. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!